Voi non siete d'accordo con questo provvedimento e siete decisi ad andare fino a Roma. Noi non siamo d'accordo perché l'articolo 112 per noi è un articolo illogico che ha parametri che non possono essere accettati, perché come hai detto tu, il fatto di appartenere all'interno di una zona rossa per 27-28 giorni e non per 30, e quindi escludere comuni, imprese e famiglie di quella zona, per me è una cosa inaccettabile. Quindi noi auspichiamo che tutto il Parlamento, qualsiasi colore politico abbia come riferimento, ma più che altro il PD e il Movimento 5 Stelle, che sono al governo, facciano ripensare al governo questa norma che, ripeto, è una vera e propria beffa per 5 comuni della zona della Vestina, più la frazione Caldari di Ortona, perché veramente non si capisce perché questa somma non potrebbe essere ripartita per numero di giorni di appartenenza all'interno della zona rossa e anche per densità abitativa. Per pochissimi giorni il governo ci esclude totalmente da qualsiasi forma di agevolazione per l'ex zona rossa e praticamente ci equipara a tutti quei comuni che non sono stati mai zona rossa, quindi mi sembra veramente un'assurdità. La cosa logica sarebbe stata quella di, è chiaro, parametrare sicuramente il numero dei giorni, quindi riconoscerci qualcosina in meno rispetto ai comuni che sono stati più tempo in zona rossa, come è giusto che sia, ma non escluderci totalmente. Noi sicuramente già ci stiamo sentendo fra amministratori di questi comuni, faremo qualcosa e abbiamo veramente intenzione di andare fino in fondo per risolvere questo problema e spero che il governo Conte ci stia ad ascoltare. Vedendo questo decreto appunto uscito dal governo ci siamo rimasti veramente male perché non ce l'aspettavamo. Ancora una volta l'area Vestina, Farindola, Civitella e anche altri comuni sono rimasti fuori dai giochi del governo e faremo di tutto come amministratori per rilanciare la nostra zona e per portare la nostra voce a Roma. Auspicate un ripensamento del governo? Assolutamente sì. L'auspichiamo e lo speriamo con tutto il cuore e ripeto, noi ci batteremo fino in fondo per fare che ciò avvenga nel più breve tempo possibile con le risorse maggiori possibili.